Secondo le ultime notizie, oggi la Salis firmerebbe per essere candidata con il vostro partito. Ilaria Salis è pronta. Guarda, ve la voglio far riprendere così. Eccola qua, ce l'abbiamo sul foglio. Ilaria Salis accetta la candidatura con Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la firma in carcere a Budapest. Smentisco, e ovviamente non so chi. Non conosco l'oggetto di questo. Come si dice? Se lo smentisce. Certo, è sicuro? Vuole fare una telefonatina in diretta per capire se magari. A chi devo telefonare? Qualcun altro del suo partito. Che sono lei? Chiamo il capo di Budapest. No, non lo so. Fratoianni, se vuole chiamare Fratoianni. No. Esclude. Più di fare così. Lo chiamo io Fratoianni per verificare che non abbia fatto. Perfetto. Comunque, non si candiderà alla Salis con voi. Ma io smentisco. Dopo il caso Soumahoro sono più prudente, diciamo. Dopo il caso Soumahoro. Se la metti così andate a vedere i pregiudicati che avete portato in Parlamento. Ma perché che lui, dicendo? Lui non, è nemmeno, non ha nemmeno un avviso di garanzia. Ah, non c'è io dubbio. Sono detto dopo il caso Soumahoro. No, ma non fare tanto il. Ho detto dopo il caso Soumahoro mi sembra che sia stato piuttosto. Però è vero che non è mai stato indagato. Soumahoro non è mai stato indagato. Ma pubblicità che avete portato in Parlamento. Parliamone sull'opportunità politica. Che state portando e candidando in Europa. Non mi portare. Dopo la pubblicità, Tito Boeri, economista, direttore di questa nuova rivista Eco.